Tutto ebbe inizio da un seme che una donna decise di conservare e disseminare. Questo gesto ha cambiato il mondo. L'agricoltura nacque più di 10.000 anni fa. Da un seme ne nacquero migliaia che furono selezionati e condivisi. Viaggiarono da una parte all'altra del mondo, divennero la base della nostra alimentazione. Le sementi hanno fatto nascere comunità, culture e tradizioni. Così le sementi sono diventate patrimonio dei popoli al servizio dell'umanità. Però a metà del XX secolo cominciarono i problemi con i nuovi diritti sulla proprietà intellettuale delle sementi. Gli Stati Uniti furono i primi nel promuovere l'agricoltura industriale. Trasferirono il controllo sull'agricoltura nelle mani di poche industrie. Fu l'inizio di uno dei più gravi problemi dei nostri giorni, la rivoluzione verde. Imposero un modello di agricoltura industriale fatta di monoculture, uso di macchinari pesanti, applicazione intensiva di prodotti chimici e concentrazione della proprietà della terra. L'eredità delle sementi finì nelle mani di poche multinazionali. Esse la respinsero, considerarono poco produttive le sementi e al loro posto proposero semi migliorati. Le varietà vennero uniformate e si dissuasero le persone dall'usare sementi tradizionali. Così nel XX secolo si assistette alla perdita di 3/4 delle sementi selezionate in 10.000 anni di storia. Per resistere agli erbicidi o per risultare tossici per gli insetti, alcuni semi furono modificati geneticamente. Le sementi furono monopolizzate da imprese che introdussero norme protezionistiche, quali le patenti e i diritti dei costitutori di varietà vegetali. Alcuni paesi sono stati costretti ad adottare i cosiddetti standard UPOV, che permettono ai centri di ricerca dei costitutori di varietà vegetali di esercitare un controllo sui semi, fino a che possono dimostrare che sono nuovi, omogenei, stabili e distinguibili. Inoltre sono stati creati nuovi standard per la certificazione che concedono alle imprese sementifere il controllo sul sistema dei semi stessi. Tali standard affermano che le uniche sementi legali e libere di circolare sono sementi certificate e registrate, anche se non sono le varietà migliori o quelle più salutari. Contadine e contadini che conservano, condividono o vendono le loro sementi si rendono punibili. Un numero sempre più piccolo di compagnie detiene il controllo sulle sementi. Oggi solo 3 compagnie controllano più del 50% delle sementi agricole commerciate nel mondo. Eppure, le sementi rurali continuano a viaggiare per il mondo. Sono diventate semi di resistenza, che dicono no a un modello di agricoltura che distrugge le basi vitali delle comunità contadine. Le sementi resistono insieme a ogni famiglia contadina che continua a seminarle per raccogliere il cibo che noi tutti mangiamo. Resistono quando passano di mano durante giornate per lo scambio di sementi, nei mercati locali, negli incontri contadini. Resistono quando rifiutano e combattono leggi illegittime. Continuano a resistere quando le organizzazioni contadini dicono di no agli OGM, no alle multinazionali, no alle monocolture. Resistono quando le contadine e i contadini riottengono le proprie terre e diventano così semi di speranza per una vita migliore. Resistono quando partecipano all'affermazione della sovranità alimentare e resistono quando continuano a nutrire i popoli del mondo.